L'amministratore della Samte questa mattina ha partecipato ad una nuova riunione convocata in prefettura per fare il punto della situazione sull'incendio appiccato una decina di giorni fa allo STIR di Casalduni. Un rogo di probabile origine dolosa che ha provocato un grave danno alle strutture, nonché ai 54 lavoratori, peraltro già assunti con un contratto di solidarietà, che ora rischiano la disoccupazione a causa dell'impianto fermo. I sindacati hanno chiesto le ragioni della cassa integrazione a carico di solo 43 dipendenti e non per l'intero organico. La Samte inoltre ha chiesto di poter avviare i lavori che dovevano partire proprio dal 3 settembre ed avrebbero dovuto riqualificare lo STIR di Casalduni anche con l'installazione del sistema di videosorveglianza progettato proprio a causa dei numerosi attentati incendiari che nel tempo si sono susseguiti. Clemente Mastella perde la guerra del panino libero a scuola. Dopo il TAR anche il Consiglio di Stato dà ragione ai genitori che avevano fatto ricorso contro il regolamento con cui il Comune di Benevento, presieduto dal sindaco Mastella, vietava il consumo a scuola di cibi portati da casa ed imponeva la mensa pubblica nelle scuole della città. È la prima volta che i supremi giudici amministrativi si esprimono sulla libertà di portare il pasto da casa nelle scuole pubbliche. La sentenza del Consiglio di Stato riguarda il ricorso in appello proposto dal Comune di Benevento in seguito alla sentenza del TAR della Campania che il 13 marzo scorso aveva annullato il regolamento voluto dalla Giunta Comunale. Il regolamento impugnato, proseguono i giudici, presenta plurimi profili di illegittimità già evidenziati dalla sentenza appellata che merita di essere confermata. Infatti, proseguono, vi è innanzitutto un'incompetenza assoluta del Comune, che con il regolamento impugnato impone prescrizioni ai dirigenti scolastici limitando la loro autonomia. Inoltre, continua il Consiglio di Stato, la scelta restrittiva radicale del Comune limita una naturale facoltà dell'individuo, afferente alla sua libertà personale e, se minore, della famiglia mediante i genitori. Vale a dire, la scelta alimentare, che è per sua natura e in principio libera, si esplica vuoi all'interno delle mura domestiche e vuoi al loro esterno. Mattinata di proteste a Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento contro l'ipotesi chiusura dal prossimo 16 settembre del pronto soccorso dell'ospedale dei Liguori, ipotesi che allo stato deve essere ancora confermata o smentita dalla direzione sanitaria. Dopo le forti polemiche dei mesi scorsi sui diversi tagli operati a danno della sanità sannita, la privazione del pronto soccorso, presidio indispensabile per migliaia di persone che altrimenti dovrebbero raggiungere le strutture di Benevento o Caserta per le emergenze, rende molto malessere e preoccupazione in tutta la provincia di Benevento. Anche il sindaco Clemente Mastella è intervenuto sostenendo che i suoi sospetti si stanno per avverare e che occorre con urgenza un tavolo congiunto con le istituzioni interessate per ridiscutere dell'intero piano sanitario. Al momento nessuna dichiarazione invece del sindaco di Sant'Agata dei Goti, Carmine Valentino, mentre i cittadini che si sono costituiti in un comitato si sono organizzati per una manifestazione che si svolgerà sempre dinanzi all'ospedale sabato 8 settembre alle 16. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, annuncia l'approvazione di 3 delibere per accelerare l'autonomia della città, una delle quali prevede la realizzazione di una moneta aggiuntiva all'euro per dare forza a Partenope. Nel suo post su Facebook si chiede se il separatista che urlava prima il nord e contro Napoli e i napoletani, oggi invece, ostacolerà questo progetto di autonomia dal suo scranno di ministro dell'interno, riferendosi ovviamente al ministro Matteo Salvini. La prima delibera prevede Napoli città autonoma, un manifesto politico concreto sull'autonomia della città. La seconda, la cancellazione del debito ingiusto, il debito contratto dallo Stato, in particolare nelle gestioni commissariali post terremoto ed emergenza rifiuti. Noi non lo riconosciamo, afferma il sindaco, lo cancelliamo dal nostro bilancio. Quei debiti non sono stati contratti dalla città e dai napoletani, anzi noi siamo le vittime ed andremo semmai risarciti. Se oggi non avessimo quel debito, frutto delle più invereconde collusioni tra politica, affari e criminalità organizzata, potremmo avere più autobus, più spazzatrici, più asfalto per le buche, aggiunge ancora il sindaco De Magistris. Partirà mercoledì la sperimentazione del taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli ne avranno in via sperimentale 2 e per 3 mesi sperimenteranno il nuovo apparato deterrente che va usato solo in determinate circostanze. La carica elettrica generata dalla pistola stordisce chi la riceve provocando spasmi muscolari che dovrebbero far cadere la persona che la subisce. In questo modo si potrà provvedere ad immobilizzare un soggetto che oppone particolare resistenza.
Particolari sono però le prescrizioni che dovranno usare le forze dell'ordine per usare il taser. Non bisogna infatti mirare al volto, al collo, al cuore ed in caso di donne evitare l'addome. Una piccola telecamera apposta sulle uniformi degli agenti della Polizia Municipale di Caserta, capace di catturare immagini ad alta definizione e di tutelare da un lato l'incolumità dell'agente, dall'altro di supportarlo efficacemente nell'attività di contrasto all'illegalità. Un servizio sperimentale della durata di 2 mesi si attiva con un pulsante ed è in grado di essere utilizzata con la massima semplicità. Prima della sua accensione è necessario che l'agente della Polizia Municipale avvisi l'interlocutore presente nelle immediate vicinanze. Le telecamere presenti sulle uniformi degli agenti verranno utilizzate solo nei casi di reale necessità. Le immagini raccolte saranno poi scaricate su un server attraverso il quale avverrà la loro gestione. Immagini che potranno essere utilizzate a supporto delle attività di indagine. Dal Brasile a Napoli con scalo a Zurigo, una giovane 21enne di origini brasiliane stavolta non è riuscita ad eludere i controlli della Guardia di Finanza. All'aeroporto di Capodichino è stata bloccata poco dopo l'arrivo dell'aereo dalla Svizzera. La giovane donna è stata quindi fermata quando stava recuperando i bagagli e le sue risposte sui motivi del viaggio hanno insospettito i militari che l'hanno sottoposta ad una serie di analisi. Subito sono stati individuati gli ovuli contenenti circa 300 grammi di cocaina purissima. Adeguatamente tagliata, avrebbe consentito di mettere in vendita circa 1300 dosi. La narcotrafficante è stata subito arrestata. La Procura di Salerno sta indagando sulle cause che hanno portato al drammatico investimento che ha causato sabato sera la morte di 2 uomini. Forse una manovra sbagliata o un malore, gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto in quei tragici momenti a Battipaglia. Si indaga infatti sulle dinamiche dell'incidente che ha visto un'auto condotta da una donna invadere la corsia opposta di marcia dopo una curva e travolgere in pieno i 2 uomini che camminavano in strada in località Serroni Alto per poi finire contro un'altra vettura. Sono morti dopo il violento impatto un 42enne romeno ed un 50enne indiano. Per la 57enne il magistrato dovrà decidere ora se si tratti di omicidio stradale o colposo. La donna, ancora in stato di shock, è stata dimessa dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove era stata portata subito dopo l'incidente insieme ad un'altra donna ferita, la 34enne battipagliese, anch'essa coinvolta nell'incidente. A Castelvolturno, in provincia di Caserta, in nottata, una vedova di 74 anni sarebbe stata violentata da un immigrato. La donna ha chiamato il 113 subito dopo l'aggressione, poi è stata ricoverata in clinica a Castelvolturno, dove è tuttora sotto osservazione. Agli agenti ha riferito di essere stata stuprata da un uomo di nazionalità straniera. In casa della donna la polizia ha trovato diverse tracce ematiche. L'anziana, al momento dell'arrivo in ospedale, era in forte stato confusionale. Secondo quanto trapelato, non è in pericolo di vita, intanto indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta da Maria Antonietta Troncone. Un tir carico di ecoballe di rifiuti proveniente dallo Stir di Avellino e diretto a Pordenone ha preso fuoco sulla 16 Napoli-Canosa. Il tratto interessato è quello del territorio di Mugnano del Cardinale. Immediate le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Avellino che hanno fatto registrare rallentamenti in direzione di Napoli. Prima grande festa in onore di San Gerardo Majella qui a Mater Domini di Caposele, come da tradizione la prima domenica di settembre. Qualche goccia di pioggia non ha scoraggiato i tanti fedeli che sono accorsi qui al santuario di Mater Domini per la solenne celebrazione presieduta dal vescovo della diocesi, Monsignor Pasquale Cascio, insieme al rettore del santuario, padre Davide Perdonò. Il pomeriggio spazio alla solenne processione per le vie di Mater Domini e di Caposele. Veramente sorprendente, mette nel cuore tanta speranza questo venire in ogni modo, in ogni caso a San Gerardo per San Gerardo. Impressiona e lascia veramente sperare e dice anche quanto bisogno c'è nel nostro popolo di incontrarsi e di incontrare il Signore. Gli italiani che sono partiti portando con sé i doni più preziosi e quindi sono partiti portando con sé il dono
della devozione e dell'affetto per San Gerardo. È chiaro che hanno trasmesso questo dono dove sono andati, l'hanno trasmesso ai figli, alle nuove generazioni e anche in qualche modo a chi era lì ed era desideroso di conoscere cosa portavano gli italiani. E gli italiani hanno portato la fede e anche la devozione ai santi, a San Gerardo in modo particolare. E quindi San Gerardo nel mondo cammina in qualche modo anche con i piedi e i cuori degli italiani. Venite a San Gerardo, portate i dolori e le speranze dei vostri ammalati e tornate vicino ai vostri ammalati portando la benedizione e il conforto di San Gerardo. Normalmente dove ci sono le comunità redentoriste, lì ci sono anche le figure più importanti della congregazione, da una parte Sant'Alfonso e dall'altra parte San Gerardo, anche se dobbiamo dire però che San Gerardo molte volte, molto spesso, un po' si fa più strada anche perché la sua vita è un linguaggio più comprensibile e la gente di solito lo sente un po' più vicino, però in linea generale tutto questo avviene proprio grazie anche alla presenza dei nostri padri nelle varie comunità. Pertanto da sempre la figura del santo di San Gerardo, come Sant'Alfonso e così via, ha prevaricato tutte le possiamo dire le Alpi, no? Per dire l'Italia o il Mediterraneo, in virtù proprio di questo, quindi della diffusione del culto dovuta alla presenza dei redentoristi nel mondo. Dopo l'inattesa sconfitta per 3-0 subita domenica dal Napoli ad opera della Sampdoria, parla a Radio Kiskis il suo presidente Aurelio De Laurentiis, che tranquillizza i tifosi e l'ambiente. Ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento, di conoscenza, d'ambientamento di un allenatore che manca ormai dall'Italia da parecchi anni, afferma De Laurentiis. Ancelotti ha nel suo palmarès tanti successi, ma quando si cambia è come ricominciare ogni volta da capo. Mi scuso quindi con i tifosi che vogliono vincere tutto e subito. Io ero più attendista, mi aspettavo qualche incidente di percorso, sapendo che servivano 7-9 partite per assestarsi. Continua ancora il presidente del Napoli: sono sereno, dobbiamo essere lungimiranti con un allenatore che ci farà crescere nel tempo e serve pazienza. Gli olandesi dicono che siamo la squadra che al mondo è cresciuta più di tutti negli ultimi 10 anni. Questo per me è ciò che conta, chi vuole fare i processi li faccia, noi siamo sereni. Abbiamo portato il Napoli ad essere tra le regine del mondo e restiamo saldi in sella in un contesto difficile come quello del calcio. Conclude così Aurelio De Laurentiis. Abbiamo avuto occasioni nella seconda parte che è stata totalmente diversa dalla prima, credo che la partita è stata condizionata troppo e il risultato anche dal nostro atteggiamento che abbiamo avuto nel primo tempo, quando, dove abbiamo regalato il primo gol, dove abbiamo perso molti contrasti, molte seconde palle e dove eravamo fuori dalla partita. La seconda parte è stata giocata, poi dopo abbiamo pressato, abbiamo giocato con intensità, abbiamo avuto opportunità, però non sempre si riesce a rimontare. Come abbiamo fatto col Milan, stavolta ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, perché la prima parte è stata troppo negativa, da un punto di vista soprattutto mentale. Beh, questo è successo in 3 partite, quindi adesso credo che si debba fare una valutazione attenta di questo insieme ai giocatori, perché insomma, una volta può succedere, 2 volte può passare, la terza no, mi sembra un po' troppo esagerato che in tutte queste 3 partite il primo tempo sia stato insufficiente. Cosa non le è piaciuta insomma della prova di Verdi? No, abbiamo cambiato il sistema, non è che sono qui per fare delle valutazioni individuali, che secondo me in linea generale sono state tutte al di sotto delle possibilità individuali. Abbiamo cambiato il sistema, ho cercato di mettere Onas per cercare di sfruttare più uno contro uno sulla fascia destra e Mertens con Milik.
Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento curato da ilmeteo.it. Previsioni per martedì 4 settembre. Pressione in nuovo aumento sul nostro paese, migliora dunque il tempo rispetto ai giorni scorsi, anche se potrà ancora verificarsi qualche isolato fenomeno. Analizziamo la situazione nel dettaglio. Al nord sarà una bella giornata di sole ovunque, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per occasionali acquazzoni pomeridiani sulle Alpi orientali e inoltre sul Levante Ligure. Al centro addensamenti lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono degli isolati acquazzoni di calore. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori, con cielo sereno sulla Sardegna, poco nuvoloso invece altrove. Al sud occasionali rovesci sui rilievi lucani e sul Salento. Asciutto e soleggiato ovunque invece altrove. I venti saranno deboli e da direzioni variabili su tutti i bacini. Concludiamo infine con le temperature, che risulteranno essere in ripresa. Le minime infatti saranno comprese tra 12 e 22 gradi, un po' su tutto il nostro paese. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo fino a 28 gradi al nord, fino a 29 gradi al centro e fino a 32 gradi al sud.